Premiazione salto in alto uomini, sembra la presenza di Mattia Picello, componente del comitato regionale FIDAL Veneto, al terzo posto con la misura di 1,91 m per la Libertas dal Policella Lupato Tina, Giulio Bortoli. Al secondo posto con la misura di 1,94 per l'Atletica Vicentina, Simone Busnardo. E vince la gara con la misura di 2,03 m per la Sindustria Sport Padova, Davide Saltarello. Ovviamente tutti i risultati di questa manifestazione possono essere consultati ai touch screen che sono posizionati sul retro delle tribune, ci sono i touch screen per visionare tutti i risultati della giornata. A breve inizieranno anche le gare degli 800 metri donne, scattando verranno inserite sulla pagina Facebook della FIDAL Veneto. Ah, i giusti. Saranno due le serie degli 800 donne. Nella prima serie correranno Matilde Bertozzo, Atletica Insieme New Foods in prima corsia. Vittoria Venier, Atletica Riviera del Brente in seconda. Maria Elena Agostini, Atletica Libertas Samp in terza corsia. Alice Meneghello, Atletica Riviera del Brente in quarta corsia. Irene Vian, Atletica Silca Conegliano. E in quinta corsia Lucrezia Palma, sesta corsia Atletica Vicentina. In questa serie abbiamo una ritrovata Irene Vian, recente vincitrice della medaglia d'argento ai campionati italiani promesse con 4,34 e 39. Cortesemente Samuele Signori e Federico Polo al podio per la premiazione dei metri 200. Ai vostri posti. Ed è partita la serie numero 1 delle due in programma per questi 800 donne. Bertozzo, Venier, Agostini, Meneghello, Vian e Palma. È tutta da seguire la gara di Irene Vian, ritrovata dopo un periodo buio.
Recente vincitrice della medaglia d'argento ai campionati italiani promesse indoor. E mentre Irene Vian entra in rettilineo alla presenza di Mariano Tagliapietra, premiazione dei metri 200 uomini, al terzo posto con il tempo di 22.57 per l'Atletica Biotecna Marcon, Federico Polo. Al secondo posto con il tempo di 22.52 per l'Associazione Atletica Nevi, Mattia Roverato, 22.52 il suo tempo. E vince la gara con il tempo di 22.51 per la Libertas Valpolicella Lupadottina, Samuele Signori. Ultimi 250 metri per Irene Vian, che è passata ai 400 in 1.04.13. È in aumento di frequenza Irene Vian. Cambia marcia ai 150 metri. E l'applauso del pubblico la accoglie all'ingresso sul rettilineo finale. L'azzurrina di casa Conegliano va a vincere questa prima serie dei metri 800, è un po' in salita ma arriva in fondo Irene Vian e chiude con il tempo di 2.12.06. Chiude anche Matilde Bertozzo. Sì. Nullo o no? Seconda corsia per Elisa Veronese, Atletica Riviera del Brenta. Terza corsia Lara Bettoni, Atletica Rigoletto Mantova. Quarta corsia per la compagna di squadra Anna Maria Chiarini. Quinta corsia Giorgia Grisi, San Martino Buonalbergo. E sesta corsia Saba Merabi, US Intrepida. Al podio per la premiazione dei 200 metri master. Ai vostri posti. È partita anche la serie numero 2 dei metri 800 donne. Lorenzoni, Veronese, Bettoni, Chiarini, Grisi e Merabi. E chiede la clap a Riccardo Apolloni dopo un 6.68 al secondo salto. Seguiamolo con attenzione perché vuole fare la grande misura al rientro per Riccardo Apolloni. Buona pedana per Riccardo e bandiera bianca alzata, aspettiamo solamente la misura da parte dei giudici. ...6.92 per Riccardo Apolloni. Ed è Giorgia Grisi davanti a Elisa Veronese e Anna Maria Chiarini in questa serie numero 2 dei metri 800. Nullo per Francesco Fiorio. Campana suonata per tutte le atlete di questa serie numero 2 dei metri 800, è sempre Giorgia Grisi, io qua dietro di me ho paura perché ci sono i pesisti che stanno aspettando le premiazioni ma ancora i risultati non sono usciti.
Un applauso anche per Giorgia Grisi, che ha cominciato davanti e chiude davanti in questa seconda serie dei metri 800. E vediamo il cronometro. Chiude Giorgia Grisi con il tempo di 2:37:46. Allievi, chiedo a Andrea Nabacino, Lorenzo Egidi e Katalin Bodean al podio per la premiazione, Bodean, Egidi e Nabacino. Al posto con il tempo di 24:30 per l'Atletica Riviera del Brenta, Stefano Castellini. Queste sono per le classifiche comparate, da quello che ho capito, me le hanno date direttamente dalla segreteria e quindi io quello che leggo, non posso fare diversamente. Allora, il terzo posto con il tempo di 24:10 per la Virtus Est, Ivano Masiero. Al secondo posto con il tempo di 23:73 per l'Atletica Riviera del Brenta, Andrea Favarin. E mi scuso nuovamente con il vincitore con il tempo di 24:30 per l'Atletica Riviera del Brenta, Stefano Castellini. Parte la serie numero 1 e mentre percorrono i primi metri gli atleti della prima serie andiamo a premiare alla presenza sempre di Mariano Tagliapietra, oggi mi dicono che è San Mariano, quindi auguri Mariano, gli atleti del peso allievi al terzo posto con la misura di 13:77 per il Lagarina Cruz Team, Andrea Nabacino. Al secondo posto con la misura di 14 netti per le Fiamme Oro Padova, Lorenzo Egidi. E vince la gara con la misura di 15:48 per l'Atletica Vicentina, Katalin Bodean. Ed è Katalin Tecuceanu che passa con 56:15 ai 400. Passaggio ai 600 in 1:25 alto per Tecuceanu. Entra in rettilineo Katalin Tecuceanu, seguito da Matteo Zaniolla, Biotecna Marcon, va a vincere questa prima serie Tecuceanu. Vediamo il tempo. 1:54:73 e dovrebbe essere il primato personale per Tecuceanu, che aveva un accredito di 1:55:19.